portarono a unificazione nazionale. Dopo il fallimento dei Monti del 1848, tutti gli stati italiani attuarono una dura repressione. Nello Stato Pontificio, Pio IX concluse la breve stagione delle riforme riprendendo la politica conservatrice dei suoi predecessori. Ferdinando II, re delle Due Sicilie, attuò una durissima repressione che gli alienò definitivamente le simpatie degli aristocratici più illuminati e della borghesia liberale. Nel Lombardo-Veneto, il generale Radetzky impose un regime di occupazione militare, con largo uso della pena di morte e della censura. Solo il Regno di Sardegna seguì una politica diversa. Il nuovo re Vittorio Emanuele II non revocò lo Statuto Albertino e affidò il governo a Massimo D'Azeglio, con l'intento di avviare il paese verso un cauto riformismo. Una tappa fondamentale sul cammino delle riforme fu costituita dalla promulgazione nel 1850 delle leggi Siccardi, così chiamate dal nome del ministro della giustizia che le propose. Tali leggi ponevano fine ad alcuni privilegi della Chiesa, quali il diritto del clero di essere giudicato da tribunali ecclesiastici anche per reati comuni e il diritto di asilo per le chiese e i conventi. In sostanza, l'arresto, cioè era vietato l'arresto di chiunque che si trovasse al loro interno. Nella battaglia per l'approvazione delle leggi Siccardi si distinse Camillo Benso, conte di Cavour. Nato nel 1810, Cavour apparteneva a una famiglia dell'aristocrazia piemontese. Dopo aver abbandonato la carriera militare, si dedicò per alcuni anni all'amministrazione delle tenute di famiglia. Successivamente decise di impegnarsi nella politica. Nel 1848 venne eletto deputato. Nel 1850 entrò nel governo D'Azeglio come ministro dell'agricoltura e del commercio. E nel 1852 divenne presidente del Consiglio. L'incarico di presidente del Consiglio fu risultato di un accordo politico passato alla storia come connubio. Cavour, infatti, in qualità di leader del centrodestra, strinse un accordo con il leader dell'opposizione di centrosinistra, Urbano Rattazzi. Il connubio portò alla nascita di una nuova aggregazione politica di centro, che aveva un'ampia base parlamentare e relegava l'opposizione sia alla destra conservatrice reazionaria sia alla sinistra liberale più aperta alle idee democratiche. Al re non rimase quindi che prendere atto della volontà del Parlamento e sostituire D'Azeglio con Cavour. Cavour era un aristocratico con idee liberali che voleva fare dell'Italia una grande nazione, sull'esempio della Gran Bretagna, il modello di Stato a cui guardava. Della Gran Bretagna Cavour ammirava l'efficiente monarchia costituzionale, lo sviluppo economico raggiunto grazie alla rivoluzione industriale. Dell'Italia invece rifiutava il conservatorismo reazionario dei sovrani e l'ingerenza della Chiesa nella gestione della cosa pubblica. Libera Chiesa in libero Stato. Questo, secondo Cavour, doveva essere il rapporto tra Stato e Chiesa, nel senso che Stato doveva consentire a tutti la libertà di professare la propria fede, ma la Chiesa non aveva diritto ad alcun privilegio. Liberista in economia, Cavour si adoperò per favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e della finanza, con la conseguente crescita degli scambi sia all'interno del Regno di Sardegna sia con le altre nazioni. A questo scopo abbassò le tariffe doganali, stipulò nuovi trattati commerciali, migliorò la rete stradale e ferroviaria. Inoltre fece canalizzare il Vercellese nella convinzione che l'agricoltura si sarebbe sviluppata solo con la modernizzazione e riorganizzò il sistema del credito. Così, in circa 10 anni, il Piemonte divenne la regione più evoluta d'Italia. Queste scelte gli valsero l'ammirazione di molti patrioti che, per sfuggire alla repressione delle polizie dei loro paesi, si rifugiarono a Torino con l'approvazione e l'incoraggiamento di Cavour. Primo risultato importante di questa politica fu la costituzione nel 1857 a Torino della Società Nazionale Italiana, che si proponeva di realizzare l'unità d'Italia
sotto la guida di Casa Savoia. Mentre l'immagine del regno di Sardegna si rafforzava, grazie alla politica cavouriana, nel resto dell'Italia fallivano tutte le iniziative insurrezionali dei democratici. Nel febbraio 1853 a Milano, Mazzini, con poche centinaia di patrioti, assaltò i posti di guardia austriaci. La rivolta venne facilmente repressa, con conseguenti arresti e condanne a morte. Ma il più celebre tentativo insurrezionale di quegli anni fu la spedizione di Sapri nel Regno delle Due Sicilie, guidate dal socialista Carlo Pisacane. Pisacane era convinto della necessità di far leva sulle misere condizioni dei contadini, specie del meridione, per avviare un processo rivoluzionario in tutta l'Italia. A questo scopo, nel giugno 1857, da Genova con pochi compagni, si diresse verso l'isola di Ponza, sede di un noto carcere borbonico. Dopo aver liberato circa 300 detenuti, sbarcò a Sapri, sulla costa salernitana, con la speranza di innescare un'insurrezione. Ma i contadini collaborarono con l'esercito borbonico nella repressione della rivolta. Vistosi perduto, allora Pisacane si suicidò. Fallimento di questi tentativi rivoluzionari convinse sempre di più l'opinione pubblica italiana che vi era una sola strada per il riscatto nazionale, la via moderata e filo sabauda di Cavour. Politica estera. Inizialmente Cavour non pensava all'unificazione italiana, ma all'espansione del Regno di Sardegna dell'Italia in Italia settentrionale. Il nemico del Piemonte era pertanto l'Austria, mentre la Francia era il suo naturale alleato. Il momento opportuno per agire si presentò quando, nel 1853, scoppiò la guerra di Crimea. La causa del conflitto furono i contrasti tra la Russia e la Turchia. La Russia voleva espandersi verso il Mar Nero a danno della Turchia. In difesa della Turchia si schierarono Francia e Inghilterra, mentre l'Austria dichiarò la propria neutralità. Nel 1854 Cavour decise di intervenire a fianco di Francia e Inghilterra. Inviò in Crimea 15.000 uomini. Lo scopo di questo sostegno militare era di natura politica, dare al Regno di Sardegna un ruolo di potenza europea. Il conflitto si concluse nel 1855 con la resa dei Russi. Al congresso di pace, tenutosi a Parigi, 1856, il Piemonte poté così sedere al tavolo dei vincitori. Cavour non chiese nuovi territori per il Piemonte, ma sottopose l'attenzione sul fatto che la durezza della dominazione asburgica e l'atteggiamento reazionario di molti governi della penisola potessero alimentare le forze rivoluzionarie. In sostanza, Cavour aveva fatto diventare il problema dell'unità d'Italia una questione. A partire dal congresso di Parigi tra Cavour e Napoleone III si stabilì una progressiva intesa. Nel gennaio del 1858 Napoleone III fu vittima di un attentato da parte di un repubblicano italiano, Felice Orsini. L'imperatore si salvò, ma l'attentato sembrò compromettere l'interesse della Francia per la causa italiana. Anche questa volta però Cavour seppe volgere a proprio favore l'accaduto, convincendo Napoleone III della necessità di risolvere la questione italiana, prima che si scatenasse una rivoluzione repubblicana e democratica. Pertanto, nel luglio 1858, Cavour e Napoleone III strinsero gli accordi di Compiègne. Essi prevedevano l'intervento dell'esercito francese a fianco del Regno di Sardegna, ma solo in caso di aggressione da parte dell'Austria. La divisione dell'Italia in tre parti e la costituzione di un sistema di stati confederati, a nord sotto la guida di Savoia, nel centro e nel sud sotto l'influenza francese. E inoltre la cessione di Nizza e della Savoia alla Francia come ricompensa per l'aiuto fornito. In sostanza, con gli accordi di Plombières, Napoleone III voleva assumere un ruolo egemone sull'Italia, mentre l'obiettivo di Cavour era quello di allontanare gli austriaci dalla. Stipulati gli accordi di Plombières, a Cavour non rimaneva che provocare l'attacco austriaco. A tal fine inviò lungo i confini con la Lombardia reparti dell'esercito, a cui si aggiunsero anche truppe di volontari provenienti da tutta Italia, organizzati nei cacciatori delle Alpi
sotto il comando di Garibaldi. Il 23 aprile 1859 l'Austria inviò un ultimatum alla regione di Sardegna in cui chiedeva l'allontanamento dell'esercito piemontese dalle Puglie. Cavour respinse con fermezza tale richiesta, provocando in questo modo l'inizio della seconda guerra di 29 aprile 1859. Il comando delle operazioni fu assunto dallo stesso Napoleone III e le vittorie conseguite a Palestro, Magenta, Solferino, San Martino permisero l'annessione della Toscana e dell'Emilia-Romagna al Regno di Sardegna. A questo punto Napoleone III, temendo un eccessivo rafforzamento del Piemonte, l'intervento di Prussia e Russia a favore dell'Austria, firmò con l'Austria l'armistizio di Villafranca il 11 luglio 1859. Il Piemonte otteneva la Lombardia, l'Emilia e la Toscana, ma cedeva alla Francia Nizza e la Savoia, come stabilito dagli accordi di Compiègne. L'11 e il 12 marzo del 1860 i cittadini approvarono con un plebiscito le nuove annessioni. La conclusione della seconda guerra di indipendenza non determinò il completo rasserenamento della vita politica italiana. Francesco Crispi e Rosolino Pilo, due mazziniani siciliani, consapevoli del crescente malcontento popolare dell'Italia meridionale, suggerirono a Garibaldi di guidare quell'incredibile azione nota come la spedizione di Informato dei preparativi della spedizione, Cavour si dichiarò contrario perché temeva la reazione della Francia e dell'Inghilterra e diffidava dei democratici e dei repubblicani. Vittorio Emanuele II era invece favorevole. Questa diversità di opinioni bloccò l'azione del governo piemontese, che non fece in concreto nulla né contro né in favore della spedizione. La notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, 1070 volontari, guidati da Giuseppe Garibaldi, partirono da Quarto, su Genova, su due piroscafi e sbarcarono a Marsala l'11 maggio 1860. In pochi giorni, grazie anche al sostegno della popolazione siciliana e meridionale, le camicie rosse garibaldine ottennero importanti successi a Calatafimi, a Palermo, Milazzo, contro l'esercito borbonico, numericamente più forte ma debole perché affidato alla guida di generali inetti e irresolutivi. Man mano che procedeva, Garibaldi assumeva la dittatura sulle terre conquistate in nome di Vittorio Emanuele II. I siciliani avevano appoggiato l'iniziativa garibaldina per due motivi. Il popolo sperava in un riscatto sociale, in particolare i contadini che chiedevano la fine dell'attifondismo e un'equa distribuzione delle terre. La classe dirigente meridionale, costituita da aristocratici e latifondisti, i cosiddetti galantuomini, auspicava invece una trasformazione politica. In particolare era favorevole all'unità d'Italia, in quanto riteneva che i Savoia fossero in grado di difendere i loro privilegi meglio. Garibaldi non avallò il tentativo di riscatto sociale promosso dai contadini, in quanto si rese conto che senza l'appoggio della classe dirigente meridionale l'impresa sarebbe fallita. Per questo motivo represse duramente le rivolte dei contadini che speravano in un'equa distribuzione delle terre, e come accadde a Bronte il 4 agosto 1860, dove le truppe garibaldine, agli ordini del generale Nino Bixio, arrestarono e fucilarono i contadini insorti, episodio che poi sarà ricordato anche dal Verga. Novella Libertà. Intanto le operazioni militari procedevano rapidamente. Il 20 agosto i 1000 sbarcarono in Calabria, mentre in Sicilia venne formato un governo provvisorio sotto la guida di Francesco Crispi, senza incontrare particolari difficoltà. Il 7 settembre i 1000 entrarono Napoli, costringendo alla fuga il giovane Francesco II, detto Franceschietto. A seguito del successo di Garibaldi, Cavour ritenne indispensabile un intervento diretto dell'esercito sabaudo. Molti motivi lo spingevano a questa determinazione. Innanzitutto la paura che Garibaldi accogliesse l'invito dei mazziniani,
di proclamare nel sud dell'Italia la Repubblica. In secondo luogo, il timore che Garibaldi proseguisse la sua azione puntando su Roma, il che avrebbe provocato l'intervento dell'esercito francese. Infine, la possibilità di annettere le Marche e l'Umbria appartenenti allo Stato Pontificio. Ottenuto l'assenso della Francia e dell'Inghilterra, che temevano anch'esse un successo repubblicano, l'esercito piemontese si diresse verso sud e conquistò l'Umbria e le Marche. Nelle regioni che erano appartenute al Regno Borbonico, nelle Marche e nell'Umbria, si tennero dei plebisciti che sancirono l'annessione al Regno di Sardegna. Il 26 ottobre 1860 Vittorio Emanuele II e Garibaldi si incontravano a Teano, presso Caserta. Garibaldi consegnò a Vittorio Emanuele II i territori da lui conquistati e si ritirò a Caprera, un'isola a nord della Sardegna. Il 17 marzo 1861 si riunì a Torino il primo Parlamento nazionale, eletto secondo il sistema censitario vigente in Piemonte. Vittorio Emanuele II fu dichiarato re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione, espressione che venne aspramente criticata perché sottintendeva due concetti: essere sovrano per diritto divino in quanto scelto da Dio e governare non un popolo ma un territorio. Vittorio Emanuele II però lo autorizzò per sottolineare il forte legame tra i Savoia e l'Italia, inviando così un chiaro messaggio alla Chiesa e ai repubblicani. Anche quel secondo suscitò aspre critiche. Come sovrano del nuovo Regno d'Italia avrebbe dovuto chiamarsi Vittorio Emanuele I, ma egli preferì mantenere il vecchio nome, evidenziando così la continuità tra il nuovo Regno e quello sabaudo. Tale continuità manifestava un atteggiamento di conquista. In ogni caso, in Europa era sorto un nuovo Stato di 22 milioni di abitanti. L'Italia, 3 mesi dopo, il 6 giugno 1861, moriva Cavour. L'Italia appena nata perdeva il suo principale artista.